Si terrà domani, 8 novembre, il Confartigianato Day, organizzato dalla Confartigianato della provincia di Ravenna. La giornata nasce con l'obiettivo di far meglio conoscere ed apprezzare sia l'organizzazione, che in provincia associa oltre 3.500 imprese, sia le aziende stesse ed il lavoro quotidiano di migliaia di imprenditori artigiani. La giornata proseguirà poi con l'appuntamento alle 17.30 al Cinema Sarti di Faenza, con la cerimonia di premiazione della nona edizione de I protagonisti dello sviluppo. Dopo la cerimonia di consegna delle targhe ai protagonisti, vi sarà l'intervento di Licia Redolfi, di Osservatorio MPI, Confartigianato Emilia Romagna, che illustrerà la relazione sui dati congiunturali dell'economia della nostra provincia. È la nostra prima iniziativa nella quale vogliamo coinvolgere per un giorno tutte le nostre istituzioni a capire e a comprendere quali sono le ragioni di Confartigianato, ma soprattutto far conoscere in modo diretto ai nostri amministratori locali le aziende che noi rappresentiamo. Abbiamo coinvolto quindi tutti i 18 sindaci, compreso anche il presidente della provincia, che visiteranno quindi 19 aziende sparse su tutto il territorio. Avranno la possibilità quindi i nostri associati di interloquire direttamente con i rappresentanti delle nostre amministrazioni, manifestare loro quali sono in questo momento le difficoltà che stanno affrontando e quindi cercare di riallacciare sempre di più quel rapporto e quella consapevolezza che ha a che fare con l'esigenza, per quanto riguarda gli associati, di avere iniziative che possono permettere di far sì che le loro aziende possano continuare a prosperare su questo territorio. Quindi, mi scusi, troppo spesso c'è troppa distanza tra le istituzioni e il piccolo artigiano? Ma non credo che sia solamente questione di distanza, c'è un problema che noi rivendichiamo, che è quello che abbiamo bisogno sicuramente di avere maggiore attenzione oltre a quella che già oggi è espressa, perché il momento è talmente particolare per cui quello che si sta facendo probabilmente non è più sufficiente e quindi abbiamo bisogno di avere un'attenzione per evitare che quella tassazione della fiscalità locale possa essere incrementata, evitare che vi siano questioni che attengono alla burocrazia, avere maggiore attenzione su come vengono collocati e come vengono emanati i bandi per le gare d'appalto, cioè tante piccole particolarità che pur nella legalità possono rappresentare veramente oggi un modo per dare, per continuare fiducia, ad avere fiducia nelle nostre aziende. Il Confartigianato Day poi si sposta a Faenza. Sì, a Faenza nel pomeriggio avremo all'interno dei protagonisti dello sviluppo, quindi la premiazione di una serie di aziende che nonostante i problemi che oggi abbiamo hanno manifestato dei valori importanti di crescita pur in questo contesto di difficoltà e dopodiché avremo anche la presentazione del secondo rapporto economico della provincia di Ravenna per quanto riguarda l'artigianato e le piccole e medie imprese. Rapporto economico che è stato elaborato da parte del nostro ufficio studi regionale e che porta con sé alcuni spunti importanti sia per quanto riguarda le criticità ma sia per quanto riguarda anche alcune velate opportunità di crescita che il territorio sta manifestando. Del rapporto ne parleremo domani in maniera più approfondita, qualche anticipazione me la può dare? Sì, allora anticipazioni sono quelle che comunque il nostro albo delle imprese artigiani ha subito nel 2013 forse la peggior diminuzione. Che continuano ad esserci nell'ambito del nostro settore e quindi dell'artigianato alcuni elementi di positività che possono essere decretati da quelli che sono i servizi alle persone che comunque hanno un valore oggi che riesce in controtendenza ad essere più positivo rispetto a quello di altri settori come quello delle costruzioni, come quello del manifatturiero. Abbiamo altresì riscontrato che comunque si allarga la forbice per quanto riguarda la disoccupazione tra i giovani e tra le persone più anziane. Una forbice che ci preoccupa ulteriormente perché proprio a Ravenna questo contesto viene messo in modo maggiormente rilevante che in altre province. E abbiamo anche, ma questo qui già lo sapevamo, ma questa è una riconferma, compreso che le nostre imprese vivono sul territorio e quindi hanno bisogno sul territorio di avere quei servizi e quelle condizioni necessarie per la loro attività. E quando emerge che nella provincia di Ravenna l'energia elettrica viene pagata molto di più sia delle altre province ma soprattutto molto di più di tutti gli altri concorrenti e regioni europee, questo la dice lunga sul fatto e sulle difficoltà che le nostre imprese riscontrano. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.